Voglio raccontarvi una brutta storia, una storia che sa di discriminazioni nei confronti dei lavoratori, una storia che, da cui emerge il silenzio assordante delle istituzioni. Sono con Andrea Presicci, di professione OSS. Andiamo al nocciolo della vicenda. Vi fu una delibera della Regione Puglia per l'assunzione, appunto con Sanità Service, di 60 ausiliari pulitori. Poi vi fu un blocco assunzionale. Quindi uno dice: c'è un blocco assunzionale, nessuno può essere assunto. Stranamente vengono assunti 43 lavoratori, appunto, che erano stati impegnati per il Covid, quindi c'è una assunzione in buona sostanza post blocco, e 17 persone che invece avevano fatto regolarmente il concorso, erano in graduatoria, erano stati chiamati per le visite mediche, erano state prese anche le misure per le divise. In buona sostanza, cosa si fa? Che questi 43 che erano stati assunti post-Covid, nonostante il blocco, vengono assunti, e i 17, passatemi l'espressione, fessi, tra virgolette, che hanno studiato, che sono in graduatoria e a cui è stato fatto sentire il profumo dell'assunzione attraverso le visite mediche. Attraverso le visite mediche. Se io ti chiamo, Andrea, per dire prendiamo la misura della divisa, vuol dire che stai per iniziare a lavorare, e invece, Andrea, tutto fermo. Questa mattina una civile manifestazione di protesta sotto l'ASL di Taranto in Viale Virgilio, la risposta: la regione non ha soldi e il blocco permane sempre per i 17 fessi, tra virgolette, perché qui ci sono i dritti e i fessi. Quello che voglio dire semplicemente è che a fronte di un concorso io vengo in rappresentanza, oltre che 17, anche per chi fa parte della graduatoria. Queste persone hanno fatto per ben due volte il concorso, per ben due volte le visite mediche, quindi vestizione e quant'altro, misurazione della divisa. Dopodiché ad aprile, quindi parlo dell'anno scorso, è stata fatta un'altra volta una visita garantita dall'amministratore delegato di Leo, che i 17 potevano successivamente fare le visite per l'assorbimento in Sanità Service. Al giorno della misurazione della divisa gli è stato comunicato che ci sarà stato un blocco delle assunzioni, quindi loro non potevano entrare a lavorare. E a questo punto, se il blocco vale, vale per tutti. Ovvio. La cosa più grave è che, fermo restando il rispetto per chi è entrato, no, col post-Covid, va bene, ma a questo punto, se c'era un blocco, doveva valere per tutti. E non doveva certo valere per voi, che eravate stati testati attraverso un concorso e attraverso una graduatoria. Cioè, il vostro lavoro, il vostro studio, ecco, il vostro studio, la certificazione delle vostre capacità attraverso una graduatoria viene vanificata. Esattamente, perché comunque a fronte di un concorso dove abbiamo aspettato un anno proprio per il Covid, ci sono state comunque delle preselezioni, c'è stato uno scritto, c'è stato un orale, dove comunque all'orale noi abbiamo avuto il nostro punteggio, dove da quel punteggio è scaturito poi una posizione in graduatoria. Ci sono state delle rinunce, ci sono state delle assunzioni e comunque la graduatoria è uno scorrimento. Se non che poi, quando c'è stato, diciamo, il passaggio di amministratore unico delegato, quindi c'è stata un'assenza dell'amministratore unico delegato, queste assunzioni non sono state fatte, le 17, la prima volta, perché non essendoci un amministratore unico delegato ci è stato comunicato che non era possibile. Poi, quando è stato messo quello pro tempore, quindi l'attuale amministratore unico, la Di Leo, i 43, nonostante il blocco assunzionale, sono stati assunti. I 17 è stata garantita ad aprile
questa assunzione, ma non è stata fatta, perché poi il giorno stesso della vestizione della misura delle divise gli è stato comunicato che non sarebbero stati inseriti nella sanità service. Andrea, andando alle risultanze dell'incontro di oggi, mi pare che si sia presentato il direttore generale, sì, Gregorio Colacicco. In pratica, in estrema sintesi, la risposta è stata: non ci sono fondi da parte della regione per poter garantire l'assunzione. Non c'è possibilità. La disparità come la giustificano? Perché qui non dobbiamo fare la guerra tra poveri, però ci sono, ripeto, scusatemi l'espressione, 43 dritti e 17 fessi, e a me questa logica non piace. Il problema è che oltre 17 ci sono altre 800 persone che vorrebbero far parte di questa grande azienda, il quale aveva fatto sperare comunque in un miglioramento di vita di tante persone, ma poi si è rilevato semplicemente che è stata, diciamo, un'assunzione d'élite per poche persone, che nonostante un blocco assunzionale ha preferito più 43 persone che, per carità di Dio, hanno lavorato nel Covid. Comunque, anche non venivano da un concorso e da una graduatoria. Alcuni da un concorso, altri no. Però se su 60 persone 43 sono state assunte post assunzioni, non vedo perché gli altri 17 che fanno parte post blocco delle assunzioni, non vedo perché oltre i 43 non sono state incorporate anche i 17. Quindi diciamo, la risposta è stata un po' evasiva da parte della direzione generale dell'ASL, nel senso che la regione non ha fondi, non vi possiamo assumere. Questo in estrema sintesi. Esattamente, sì. Noi quello che vogliamo semplicemente è che far valere i nostri diritti. Penso che continuerete a farlo in sede legale. Di un concorso, sì. Noi ci stiamo affidando per il momento a Fabrizio Del Vecchio, il quale comunque stiamo cercando di capire come fronteggiare questo problema, e semplicemente vogliamo solo far valere i nostri diritti, perché l'unica cosa che ci preme a noi è fare tutta luce del sole, perché a fronte di un concorso che abbiamo fatto, il tempo che ci abbiamo perso e soprattutto le speranze, le illusioni e delusioni che abbiamo avuto, la cosa migliore che bisogna fare non è soprattutto mettere una mano al portafoglio, ma anche mettere una mano nel cuore, perché io dico soprattutto alla coscienza di chi ci amministra in senso là. Perché alla fine, come queste 43 persone che comunque giustamente la sanatoria dei 18 mesi, la legge è legge, non si discute, però la legge deve anche far valere anche i diritti di chi ha fatto un concorso, quindi le post assunzioni fatte a un blocco imposto nel 1° gennaio deve anche valere per i 17 e per i 43. Bene, io seguirò questa vicenda. Nella mia vita, tra 21 anni di attività giornalistica e ora che sono in consiglio comunale, non mollerò la presa, sono a vostra disposizione in qualunque veste, nella veste mediatica e nella veste istituzionale, perché ripeto, qui si tratta di rispettare la dignità dei lavoratori, ma oltre a rispettare la dignità dei lavoratori si tratta di non fare disparità e soprattutto non spezzare le speranze e il cuore di chi ancora crede nei concorsi, proprio perché se no, ve lo dico, i concorsi diventano una pagliacciata. Io credo che queste parole ci facciano piacere da parte tua, Luigi, e noi vogliamo semplicemente che vengano rispettate certe condizioni, come che in qualsiasi amministrazione pubblica si faccia un'assunzione tramite un concorso. Andrea, in bocca al lupo, vi sarò sempre vicino. Ti ringrazio, Luigi.